chiamare con me anche il nostro presidente Annalisa, ti porto anche il nostro presidente Gianfranco Sciscione, è stato il primo ad applaudire questa esibizione perché riesci a modulare la voce in una maniera davvero da brividi. Grazie. Io ti ho ascoltata tante volte eppure è sempre una grande, proprio un trasporto, presidente. Vabbè, maestro, si può dire, è come uno strumento, le corde vocali lo sono, e quindi come modula il maestro, modulo anch'io. Presidente, abbiamo fatto anche questo bel ricordo attraverso la voce della straordinaria Annalisa insieme al maestro Tony Salvati, giusto e doveroso da parte di chi come noi si occupa di musica, ma soprattutto da persone che hanno amato profondamente un grande artista. Esatto. Un grande artista e poi un grande italiano, non ce lo dimentichiamo. Vero, un italiano, italiano vero. Poi sembra a caso la sua canzone è famosa in tutto il mondo e quindi diciamo quando si è presa quella ferale, l'ho appresa da te quella ferale notizia, lo sai? Che non quando hai messo quel posto ho detto oddio che è successo adesso? E ho letto che non c'era più. È stato un colpo perché insomma, non si sapeva che aveva nulla. Un grande artista, un vero artista, un grande italiano questo era. E un vero gentiluomo. Un vero gentiluomo. Beh, sentendo le parole adesso della Minetti, sì. Aggiungo questa un cosa vero che non principe, sai, il guerriero della giustizia. Allora, parlosa di guerrieri, proporrò la prossima volta alla 23ª edizione dei Guerrieri Minetti Guerriera. Assolutamente Guerriera. Sì, magari però. Presidente, grazie. Sì. Grazie mille. Manderemo questo filmato al presidente a Reggio Calabria che ci vedrà perché gli ho promesso gli mandiamo il pezzo, poi ci vedrà in rete chiaramente, ancora non siamo presenti, quindi proporremo la Minetti Guerriera dei Brunzi di Riace. Magari, wow. Intanto facciamo una proposta, magari sì. Che grazie. Bello, grazie mille. Annalisa, un premio importante e prestigioso che il nostro editore ha ricevuto proprio pochi giorni fa, davvero. Il 3. Ecco, tre. Quindi ecco qui, stiamo vedendo appunto il diploma, medaglia Bronzi di Riace, questa è stata la 22ª edizione, questo è un premio itinerante. Esatto, sì. Che vede però fatto, diciamo in varie parti d'Italia, anche all'estero è stato portato, attenzione. È stato portato a Monte Carlo, se facciamo sentire le parole del presidente, ecco, lì nella magnifica sala Vittorio ascoltare. Emanuele III di Napoli, io sono stato 2 giorni meravigliosi, avevo un po' da tanti anni mancavo a Napoli, ma ci sei tornato volentieri perché ho visto una cosa fantastica, il mondo, il vero mondo verace napoletano, ti fermai per strada per bene. Chiedere qualcosa, altre persone si avvicinano, già ir lì, cioè senza ti essere interpellati. Sì, non neanche scegli. Tu ti ritrovi che ti accompagnano proprio dove devi andare. E poi la famosa canzone Solo a Napoli che Orfeus anno fa, è vera, perché io poi mi sono sentito in dovere di esprimere questo mio pensiero scrivendo. Effettivamente quando sono arrivato ho preso un caffè e generalmente dopo le 4 del pomeriggio non lo prendo alle 17, lo voglio provare e ne ho preso pure un'altra alle 18. Abbiamo infatti letto sui tuoi social quello che avevi scritto. Sì. Abbiamo un video TG. Ah, vediamo. Successo per la 22ª edizione del Premio Internazionale Bronzi di Riace che si è svolta a Napoli nella Biblioteca Vittorio Emanuele III. Un premio nato dopo il ritrovamento dei Bronzi di Riace con l'obiettivo di celebrare non solo la ricorrenza, ma soprattutto di valorizzare le personalità che come fieri guerrieri hanno combattuto per la crescita e lo sviluppo della propria terra, con competenza, professionalità, distinguendosi in Italia e nel mondo. Il premio è itinerante, siamo stati Monte Carlo 2013-2017, Parigi, la Maison de l'Italie, Roma, Milano, Torino, Camerino e oggi abbiamo toccato la nostra Napoli. Vengono insigniti quei fieri guerrieri che con forza e caparbietà hanno dato lustro alla nostra amata terra nelle varie categorie, scienza, medicina, cultura, arte e spettacolo. Tra i premiati a Napoli l'azienda Acqualete, la Carpisa con il presidente Raffaele Carlino,
l'azienda Marinella Cravatte, il duca Fabrizio Mechi, gran maestro dell'Accademia Mauriziana, la direttrice della Biblioteca Nazionale di Napoli Maria Iannotti e il presidente del gruppo Lazio TV Gold TV Gianfranco Sciscione. Aver ricevuto il premio Bronzi di Riace mi ha onorato immensamente, che va a dimostrare che quello che ho fatto nella mia vita l'ho fatto in maniera seria e corretta. Che meraviglia, eh? Questo è un premio importante, prestigioso, bello, che viene assegnato appunto ad imprenditori, industriali, istituzioni. Io, c'erano primari, sì, davvero. Sì, primari di ospedali. Primari ho sentito un certo ancora rancore nei confronti di Savoia, attenzione, che ci hanno rubato tutto. Giustamente hanno detto la prima ferrovia in Italia è stata la Napoli Portici, perché il sud era ricco. Ed è vero quello che dicevano in quel momento, quindi sono stati depredati di tutti i loro averi. Il Banco di Napoli, che era il banco del Regno delle Due Sicilie, era il banco più ricco che esisteva nella nostra Italia. Poi piano piano diciamo il nord se ne è un po' approfittato, lasciamo perdere. Quindi, allora io vorrei far vedere in primo piano intanto la medaglia, sì, grazie a Linda, e poi c'è il diploma con tanto di motivazione, lo legge Vanessa. Per lo spirito pionieristico con cui, in anni lontani, ha saputo avventurarsi con mirabili successi nel settore dell'imprenditoria televisiva privata, lanciando nuove reti diffuse su tutto il territorio nazionale. Primati riconosciuti da importanti realtà come la Regione Veneto ed altre istituzioni. Per l'esempio che, con il suo coraggio e spirito innovatore, ha saputo dare anche ai più giovani. Per la tenacia e la costanza profuse nella costruzione dei suoi sogni. Una sintesi un po' di quello che è la tua vita, Presidente. Nella trasmissione tu hai dimenticato una cosa importante. Sono 18 anni, è vero, ma per la Sardegna è il primo anno. Noi siamo in questo momento in onda sul Odeon 24, canale 19 della Sardegna. Quindi siamo salutiamo in onda, anche tutti gli amici. Siamo in onda sulle Marche, quindi sul canale 17 ETV Marche, e siamo in onda sul canale ETV Umbria, tutte emittenti di prima fascia come la nostra Lazio TV, che da 18 anni produciamo questo format. Quindi salutiamo i nuovi telespettatori. Seguiteci, momento, mi raccomando, e grazie del vostro affetto. Però diciamo, non mettiamo i limiti, questo sono riuscito alla a prendere provvidenza, Presidente. Il resto, perché andare ai, perché noi stiamo creando un circuito di televisione di prima fascia, però andare a inserire i nuovi programmi su televisori importanti come Rete 7 della Salutiamo, che non vedono questa trasmissione, però fa parte del nostro gruppo Rete 7 dell'Emilia Romagna, con la sede in Bologna, con Italia 7 con sede a Firenze, siamo anche su Telegenova, siamo anche su Telegenova, quindi tutta la Liguria in questo momento ci sta vedendo, quindi Sanremo, che sei stata vincitrice, quindi ha la possibilità di vedere sul canale 13. Chissà che non mi porti fortuna. Benissimo, questo, quindi ci allargheremo piano piano sulle televisioni di primo livello, che parliamo di televisioni di primo livello. E poi stiamo anche sui canali satellitari di Sky e di TVSat, quindi insomma ne hai di... E poi tutti i social che sono entrati, presenti, quindi che diciamo rubicchiano un po' di audience, però va bene così, io sono contento ugualmente, l'importante è che se ne parli. No, ti stavo guardando perché io immagino già quando tu parli che cosa hai in mente, ecco perché, conoscendoti, perché Annalisa, tu lo conosci il Presidente, è una mente che io praticamente sono già a giugno. È un guerriero. Mamma mia, ragazzi miei. Infatti, guerriero sull'onda. Durante la cerimonia, quando mi hanno premiato, io, diciamo, da buon imprenditore, mi sono presentato con una cravatta di Marinella. Il signor Marinella invece non senza cravatta. E io poi ce l'ho detto, guarda, signor Marinella, io ho la cravatta, ma me l'ha regalata Berlusconi, ci ho fatto. Tu sei venuto senza cravatta, insomma, il cravattato. Non sei un buon testimonial di te stesso. Esatto. Solito discorso, no? Lo scarparo con le scarpe rotte.
fatto, quindi mi dispiace, però è stata una risata generale di tutta la platea. Beh, hai fatto, fatto battuta anche. Però al di là, insomma, voglio dire che è stato anche un altro bel momento, un bel riconoscimento, un premio che si aggiunge ai tanti, soprattutto per il tuo impegno, per il lavoro e per la tua onoratissima carriera. Il Presidente l'ho conosciuto, mi sembra, nel mese di maggio, in un convegno qui a Roma, con i mauriziani. Lui non mi conosceva. In quell'occasione, quando sono stato nominato senatore accademico, ho dovuto raccontare la mia storia. Sì, esatto, no? Dal niente, dove spero che per dicembre potrei far vedere questo libro. Vedi? Quindi dal niente, dallo zero, proprio sotto zero, un ragazzo che rinuncia a posti di lavoro tipo banche, eccetera, perché credeva in questo lavoro. Ed è stato un rischio, oggi è facile dirlo, però nel 1980 prendere una decisione, ero giovanissimo, prendere una decisione del genere... Rinunciare al posto fisso era difficile. Io l'ho fatto. E sono uno di, e ho raccontato questa storia lì a Napoli, che sono uno di quei pionieri, di quei, facendo parte della, dei Far West, io faccio parte del Far West dell'Etere. In quel periodo le televisioni, non esisteva una legge, quindi... stavamo in onda in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale, grazie alla magistratura sempre avanti, certo, rispetto alla politica. La cosa che mi è piaciuta in quella manifestazione è che non venivano premiati i politici. L'ho letto. L'abbiamo letto, anzi. Sì. Non venivano premiati imprenditori, professori, gente del Cardarelli, lavora, eccetera. Quindi gente che lavora, che porta dalla... da una professoressa che hanno raccontato la storia, come insegna i propri alunni, quindi, ed erano lì presenti gli alunni in quella sala vestiti di bianco e gridavano per la loro professoressa, quindi è stato un bel momento. In qualche modo spinte dalla passione, no? Esatto. Sono riusciti attraverso la passione a realizzare un grande sogno, che forse questo, Presidente, è in qualche modo l'insegnamento più grande che possiamo dare ai giovani oggi. Credeteci, perché si può realmente realizzare quando siete appassionati a tal punto da supportare e sopportare le fatiche. È vero, però ci vuole il coraggio. Certo. Ci vuole coraggio. Una bella dose. E da quel momento, adesso sono tanti anni che mia povera mamma è morta, che quando mi viene a portare una lettera di assunzione di una banca, che oggi è una grossa banca, non era il Banco di Napoli, era il Banco di Napoli, un'altra banca, perché il mio sogno, sapevano che era lavorare in una banca, io la guardo, mia madre che sorrideva tutta con una certa felice, non sa che ti aspetta. Io la guardo, mia madre era analfabeta, una grande donna ma analfabeta. Lei mi dice: guarda, ti è arrivata questa lettera, leggi. Fatto che devi leggere, te già te l'hanno letta, stai sghignazzando, c'è qualche cosa, hai visto la banca. Apro la lettera, leggo che ero stato assunto in una banca, allora si chiama Banca Popolare del Ticino, oggi si chiama più Banca Blu, mi sembra, è stata Banca Popolare del Lazio, insomma, ha avuto delle trasformazioni, ma quindi è una grande banca. E disse: tu l'hai letta, te l'hanno già letta a te questa lettera, vero? Ah, leggi, in terra cinese, leggi assà. L'ho letta, la guardavo, e lei tutta felice con gli occhi, se le dice: adesso la smette con questa televisione. Io la guardo e gli strappo la lettera in faccia. Vedete così. La mia madre, no? Tutte le mamme sono belle, quindi per me mia madre era bellissima, è normale. Cioè. Dicevo, dal suo viso così raggiante, un viso scuro, e mi ha detto una frase, è rimasta nella mia mente: non sapevo di aver partorito un figlio pazzo. Però poi, a distanza di tempo, Presidente, hai avuto, non ragione, più di più.